Buonasera dal vostro Enrico Mentolo, andiamo subito a leggere le notizie del Fattone Quotidiano di oggi. Muore l'inventore del dito medio nelle foto, l'associazione italiana Bimbi Minchia dichiara la giornata di lutto per domani. Il pianista Giovanni Allevi trovato positivo al test dell'antidoping. Rocco Siffredi dichiara, c'è chi viene bene in foto, c'è chi viene bene in faccia. Renzi apre le porte del PD alla Minetti, abbiamo bisogno di ministri come lei. Caos a Firenze, italiani in fila al Museo degli Uffizi. Inventato il primo telefono che non chiama, e boom di richieste. Curiosità, Papa Ratzinger è il nuovo campione italiano di scopone scientifico. Chiede il pizzo al Vaticano, ventenne palermitano vince il Nobel per la mafia. Ravenna, ascolta Gigi D'Alessio a tutto volume, denunciata dai vicini per inquinamento acustico. Aperte le iscrizioni per il workshop organizzato da Al-Qaeda, si cercano tre nuovi kamikaze. Tevez si racconta ai nostri microfoni. Io bello, impossibile. Era l'ultima news di oggi dal vostro Enrico Mentolo, qui al Fattore Quotidiano, solo qui all'Acquario dei Gorilla.